Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video, ragazzi. Oggi risolviamo un errore molto particolare come l'errore Easy Anti-Cheat, che è un errore non solo su FIFA 23, ma su moltissimi altri giochi. Innanzitutto, ragazzi, in descrizione vi ho lasciato un link. Tenete a mente questa pagina, mi raccomando, tenete a mente questa pagina dell'anti-cheat sul tuo PC e di scaricare questa applicazione. Ma prima di fare questo, tu intanto scarica questa applicazione, perché adesso noi andiamo un attimo sul percorso file di FIFA, perché dobbiamo un attimo installare una cosa, ok? Quindi, ragazzi, andiamo su Open File Location, che sarebbe apri percorso file. Siamo nel percorso file di FIFA. Andiamo su Installer Easy Anti-Cheat, perché qua dentro c'è un'applicazione che ci potrebbe servire. Io spero tanto che questo video risolverà almeno questo errore dell'Easy Anti-Cheat. Clicchiamo su FIFA 23, fate un installa, si disinstalla. E una volta fatto, una volta disinstallato con successo, reinstalliamo di nuovo questo Easy Anti-Cheat che serve per FIFA. Installiamo con successo. Ok, ora, come ho detto prima, tenete a mente quel sito, perché dobbiamo un attimo scaricare quell'Easy Anti-Cheat su questo sito. Comunque, il mio canale è arrivato a 7000 iscritti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e, ragazzi, lasciate anche un like se questo video vi è stato utilissimo, perché i like servono per far capire alla persona che ha interagito su questo video dicendo: ah, ok, ha ricevuto molti like, quindi questo video è stato d'aiuto. Quindi andiamo su questo sito, scaricate questo Easy Anti-Cheat, questo qua, eccolo qui. Mi raccomando, ho sbagliato io. Eseguitelo come amministratore. Non cliccateci sopra e poi si apre. Fate segui come amministratore. E fate sempre installa FIFA 23, disinstalla. Installiamo. Ok, poi andiamo su gestione attività, sui servizi per vedere se ha installato questo Easy Anti-Cheat. Eccolo qua. È Anti-Cheat Service. Ok. Potete anche fare avvia, avvio in corso. Si arresta da solo. Non fateci caso, basta che questo servizio sia installato sul vostro sistema operativo. Poi passiamo oltre. Sempre suggestione attività riguardo anche all'avvio. Mi raccomando, qui disabilitate le applicazioni che non vi servono quando accendete il PC e si aprono tutte queste applicazioni. Quindi basta fare qua sopra disabilita, abilita e così così. Poi andiamo su configurazione di sistema. Su servizi, nascondi tutti i servizi Microsoft. Ok. Nascondi tutti i servizi Microsoft. E poi fate un riavvio del PC. Ok? Un riavvio del PC. Quindi, spero tanto di esservi stato d'aiuto. Ragazzi, come ho detto, lasciate like se il video vi è stato utilissimo. Iscrivetevi al canale e noi, ragazzi, ci vediamo ad un prossimo tutorial, ad un prossimo problema da risolvere. Eh già, ciao.